solo abbiamo avuto l'ok, ma abbiamo proprio deliberato appunto una riprogrammazione del bando delle periferie, come abbiamo più volte detto e dichiarato, dedicato risorse significative all'obiettivo che ci siamo posti, ovvero la riqualificazione del vecchio stadio comunale, del nostro stadio comunale, ovviamente in una proiezione futura attraverso un intervento che non è soltanto di riqualificazione del campo, dello stadio, ma anche di rigenerazione urbana. 7.344.000 euro, grazie al lavoro che abbiamo portato avanti anche insieme al vice sindaco Giovanni Cavallari, questo ok sulla rimodulazione e la destinazione di questi fondi, che è stata possibile anche grazie al lavoro che abbiamo fatto con RFI, perché sono state liberate le risorse per la riqualificazione dell'area della stazione, e così come un'amministrazione capace abbiamo trovato appunto le risorse dedicate alla riqualificazione dello stadio, con ovviamente un intervento di rigenerazione urbana, l'obiettivo di andare a superare la tribuna, lo spazio della tribuna, e quindi aprire lo spazio con la connessione al Parco Fluviale, il collegamento e la connessione con gli altri interventi importanti e significativi della Casa dello Sport della San Giuseppe, quindi un intervento di rigenerazione, il mantenimento con la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della nostra curva est, i distinti che quindi rimarrebbero entrambi come spalti, e la riqualificazione e la sistemazione del manto e la sua protezione, anche perché sarà un'area che oltre ad essere dedicata alle attività sportive, quindi il calcio e il rugby, anche che devo ringraziare per l'attività che ha svolto le associazioni rugbistiche nel corso di questi anni, sono state fondamentali per la vitalità dello spazio, anche un'area, uno spazio eventi fondamentale in centro storico. E poi l'altro obiettivo urbanistico su cui abbiamo dato mandato agli uffici con il documento iniziale che abbiamo approvato è la valutazione per la realizzazione di parcheggi sotterranei, proprio anche per andare a dare una risposta importante alla domanda di parcheggi nell'ottica della riqualificazione del piano della sosta della città. Quindi Città di Teramo l'anno prossimo giocherà a Montorio? Beh, questo dipende dalla tempistica ovviamente dell'intervento che verrà realizzato, non è assolutamente detto, l'obiettivo è riportare in città la squadra Città di Teramo, quindi non è una questione che va ad incidere sul futuro della Città di Teramo, fermo restando che Città di Teramo è un soggetto interlocutore fondamentale anche per la gestione degli impianti della città, perché è la società di riferimento del calcio della Città di Teramo.